Ciao a tutti, mi chiamo Faruk Naziri, nome d'arte Fabio. Avrei piacere di raccontarvi un pezzo della mia storia artistica, da dove nasce e da dove parte questa passione straordinaria per l'arte. Sin da bambino i maestri mi vedevano di diverso perché avevo questa forza di creatività davvero straordinaria che poi a mia volta si distingueva da quello degli altri alunni. E ricordo in particolare avevo fatto un disegno a matita straordinario e infatti poi è stata una premiazione nei miei confronti e il primo piccolo articolo sui giornali dove insomma sono apparso come campione. E pur non avendo studiato e sono figlio di ristoratori, lì capii che c'è qualcosa che veramente mi lega all'arte. Nel corso della vita ho conosciuto un pittore che per me è un maestro, con il quale abbiamo fatto anche qualche quadro a quattro mani tempo indietro. Questa tecnica ha fatto sì che questo assemblaggio tra l'arte e l'arte culinaria creano piatti davvero singolari, unici. Nel 92 conobbi una persona speciale per me, il mio maestro di cucina Francesco Antonio Astorino, il quale mi insegnò la vera cucina italiana. Perché l'arte è così importante in cucina? Lo dico per me. Ma per un motivo molto semplice. Nel 2006 avevo fatto una ricerca internazionale con i miei ragazzi se mai c'è stato un cuoco a firmare il proprio piatto. Grazie a questa firma, nel 2012 vinsi miglior antipasto di pesce d'Italia e subito nel seguito una serie infinita di diversi premi nazionali e internazionali. Ma non solo, al di là di questi fattori così importanti artistici, addirittura ho voluto coinvolgere un'altra arte, ho voluto allargare la fantasia dell'arte. Abbiamo avuto una bellissima sfilata di Simone Tessadori, un grandissimo stilista. In occasione di tutto questo, compreso il mio compleanno, non poteva mancare un caro amico, nonché come un fratello per me, Mattia Vezzola. In onore della nostra amicizia con Enrico De Fringer, uno dei chef più noti del mondo, abbiamo presentato anche il suo famosissimo risotto della regina. Insomma, una serata con grande successo. Grazie al mio meraviglioso staff, che sono stati meravigliosi nell'organizzare tecnica eccetera eccetera, voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, operatori, chiunque ha fatto parte di questa meravigliosa serata. Grazie ancora.